Seconda giornata del Sardinia Film Festival, oggi masterclass con un maestro vero, Beppe Lanci. Abbiamo visto tanti giovani che sono venuti a sentirla. Se volesse una sola cosa da lasciare ai ragazzi quando escono dalla sua masterclass, quale sarebbe? Un messaggio? Ma l'amore per questo lavoro. Io penso, cerco di trasmetterlo, io insegno al centro sperimentale, è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi che fanno 3 anni di scuola, quindi è un lavoro che va amato per farlo bene. Va amato per farlo bene, quindi questo è anche il consiglio che dà a chi vuole avvicinarsi al mondo del cinema, non davanti ma dietro la telecamera. Beh, è un lavoro difficile, faticoso, almeno si guadagna molto meno di quanto si possa immaginare, quindi chi lo fa a volte è molto faticoso, condizioni di lavoro estreme. Io mi ricordo di andare a girare sul PAC in Canada a 30 sotto zero, ritorno a Roma, parte con una pubblicità in Kenya sull'Equatore, per cui anche il fisico deve permettere di fare questo lavoro, quindi lo devi amare per farlo, no? Perché a volte stai lontano da casa, dalla famiglia, e quindi lo puoi fare solo se veramente ti piace. Lei famosissimo come direttore della fotografia, però ha iniziato come assistente operatore, quindi sì, ho fatto. La gente non deve iniziare a pretendere subito. No, l'ho detto prima, io ho fatto il centro sperimentale anch'io, diplomato nel 63, poi ho perso un anno col militare e poi ho avuto la fortuna di fare un film di un ex allievo che era Marco Bellocchio, I pugni in tasca, quindi come assistente, facevo assistente e fotografo di scena. E quindi piano piano, attraverso Marco Bellocchio nel secondo film, ho conosciuto Delligolli, Tonino Delligolli, sono entrato nel suo gruppo, ho lavorato con Tonino per 3 anni e mezzo, lui aveva in macchina Franco Di Giacomo e poi sono andato con Franco quando lui è esordito alla fotografia, Franco in macchina. E sono stato qualche anno in macchina, avevo un lavoro bellissimo secondo me. Poi attraverso una cooperativa hanno insistito, Franco non lo poteva fare, no, fallo tu, esordisce. Ho iniziato. Pugni in tasca, un film del 65, poi diventa direttore della fotografia nel 77 con Umberto Silva. Difficile a morire. Differenze tra sicuramente tante tra i due mestieri, ma probabilmente ci vuole lo stesso amore e la stessa voglia di fare. Sicuramente la fotografia è più gratificante, no? c'è più invenzione, c'è una forma espressiva l'illuminazione. Quindi, la macchina è un bel lavoro, ma è meno creativo, come posso dire, no? Anche se fatta a un livello alto, anche lì c'è, no? Intervieni con il regista come costruire una scena, come fare il carrello, no? Anche sembra, ma basta di volte spostare un pochino la punta e già viene diverso il movimento, quindi creare un'armonia. E con la luce è questo che io cerco di comunicare, no? Di dare un'immagine sia armonica sia come composizione che come illuminazione. Chiaramente questo poi è al servizio della storia del film. Lei ha lavorato con tantissimi registi, da Bellocchio a Bolognini, dalla Vermüller alla Fontrotta, da Benigni a Sabina Guzzanti, quindi sì. Ha toccato un po' tutti i generi. C'è differenza e soprattutto c'è magari qualche aneddoto che ci vuole raccontare con qualche regista in particolare? Differenza sicuramente, io mi sento più portato per i film di Bellocchio, di Tarkovsky, eccetera eccetera. La commedia sembra facile, ma è molto difficile farla bene. Io per me è un esempio proprio, che è Il diavolo veste Prada, secondo me è una commedia a altissimo livello. Ballhaus, un operatore tedesco, veramente a altissimo livello. E un aneddoto posso raccontare, facevo Salto nel vuoto con Bellocchio e stavamo preparando, c'era una scena su un barcone sul Tevere, stavamo preparando l'illuminazione per il giorno dopo, che era di notte, e qualcuno ha lasciato il bocca a porta aperto e io sono caduto dentro come una pera. Quindi
sbucciato la schiena, frattura alla mano. E quindi il dramma di non finire il film, perché no, per me era il primo film importante. Mi portano al Santo Eugenio, a Santo Spirito, che è di fronte proprio a dove stavamo girando, e i medici, siccome ho battuto anche la testa, cercando di capire se ragionavo. Una volta, vedendo che rispondevo bene, mi ha detto: vabbè, ma che fai? Lavoriamo loro nel cinema. Ah sì, che fai? Fate un film, stavamo qui al barcone davanti. Ah, che film è? Salto nel vuoto. Quindi era proprio... Lo diceva la parola. Preciso. Fortunatamente ho finito il film con l'abbraccio al collo, però ho potuto finirlo. Stoico proprio. Lei in una delle... Lascia un film, no? Lei, una delle sue prime volte sul set, con Pierpaolo Pasolini. Beh, era, che era, non mi ricordo l'anno esatto, forse il 68, fine 68 o inizio 69. Beh, era già qualche anno che lavoravo, però. Sì, sì, no, no, una, intendo... Come assistente, sì. Comunque. Sì. Beh, è stato... Beh, lui era molto... Non è che era... No, parlava molto. Era molto riservato e molto gentile e molto educato. Queste cose proprio ti dava di lei, tutto, per favore, non c'era assolutamente il regista, no, che ordina. Però molto preciso, molto determinato. E è rimasto il rapporto umano di questa persona che io stimo in un modo che ci ha lasciato tante cose belle, sia di film che di libri che di poesie. Quindi. E è quello che, non so se l'ho detto oggi, ha dato proprio una sterzata alla carriera di Tilly Colle, che dopo a Cattone lo ha fatto un cinema di altissimo livello. Lei ha lavorato anche con un altro maestro, Sergio Leone. Ha fatto C'era una volta il West, anche sempre da assistente con Tonino, un film faticosissimo, ma è cosa proprio... Quando è finito il film c'avevo la gastrite. 19 settimane, insomma, un bel impegno fisico, ma anche molto stressante, perché un numero di inquadrature, credo che abbiamo superato i 2000 inquadrature in 19 settimane. Quindi. Un grande banco di prova. Cambiamo completamente genere, direttore della fotografia, con Benigni per Johnny Stecchino. Un divertimento puro. Roberto è un vulcano, una persona... C'ha solo un difetto, ogni film ha cambiato direttore della fotografia. No, lui mi chiamò Vincenzo Gerani, mi ha fatto fare questo incontro con Roberto, mi sono andato a casa sua sull'Aventino, era come se ci fossimo conosciuti da bambini. Mi ha accolto, abbracciato, mi ha fatto il caffè. Ti dispiace, andiamo in cucina? Per me uguale. Quindi, grande amico, ma una persona che veramente è particolare. E una comunicativa incredibile. E lui è così, e lui è così, non è che ci stanno degli schermi, è così. Come lo si vede quando fa uno spettacolo, quello è Roberto. Quindi siamo divertiti tantissimo. Il film poi che aveva mezzi, quindi non c'è stato mai problemi di nessun genere. Eravamo un organizzatore di quelli veri che facevano i film americani, Sandy Norman, grandissimo organizzatore di cinema. Un ricordo stupendo, poi siamo rimasti in contatto, mi ha mandato fotografie, recensioni del film. Poi una cosa, un ricordo indelebile, che è la cena di fine film, che adesso si è perso, prima si faceva sempre. E uno ha fatto un brindisi, ha detto: Roberto, ma dici due parole. E lui dice: ma non mi sono preparato. Poi ha tirato fuori da una tasca un pacco di, praticamente aveva messo in rima una cosa su ognuno della truppa, una cosa, ma centrando, non so, la caratteristica, no? Centrando la personalità delle... c'è un lavoro a me, mi ha detto, ma non mi ricordo più, non me l'ha voluto dare il foglio, però. E poi da poco mi era nata una figlia e lui iniziava dicendo: in una silva di bandiere e di stativi, no? Come, parafrasando la Divina Commedia. E poi finiva: ma la luce, la più bella e la più antica, l'ha messa negli occhi di Ludovica, che è mia figlia. Quindi era stato molto carino. Un solo film con Benigni, invece diversi film con Nanni Moretti. Quattro: Palombella, Caro Diario, Aprile e La Stanza del Figlio. Com'è?
Beh, non è facile a livello caratteriale, ma è una persona, un grande regista, un grande autore. È difficile lavorarci perché devi stare ai suoi tempi, al suo cambio parecchio fra un ciacco e l'altro, ci vuole pazienza, però è bello perché vedi nascere l'idea, sai che delle volte no? Vedi proprio che fa un ciacco e poi la guarda e c'è proprio come se accendesse una luce, no? Facciamo questa cosa. E quindi è molto meno soddisfazione fotografica, ma soddisfazione di vedere nascere un progetto, un film sempre bello, sempre interessante, film di Nan. Chiudiamo con una domanda un po' fantasiosa. Un regista col quale non ha lavorato e le sarebbe piaciuto lavorare? Ce ne stanno tanti. Ce ne stanno tanti, l'ho sfiorato, ma Antonioni e due, la stessa causa, Antonioni per l'identificazione di una donna e un uomo ridicolo di Bertolucci. Tutte e due mi hanno detto la stessa cosa, ci piacerebbe farlo con te, ma se Carlo Di Palma si libera, sai, Carlo Lara si è liberato, quindi è rimasta solo nel desiderio. Ringraziamo il maestro, ci vediamo al Sardinia Film Festival. Grazie a voi.